insieme per rafforzare il sostegno a distanza e vincere la povertà di milioni di persone. E questo l'obiettivo principale del Forum Nazionale del Sostegno a Distanza, organizzato da Forum SAD e El SAD, con la collaborazione della provincia di Napoli e del Comune di Napoli, la cui 14ª edizione è stata inaugurata a Napoli presso l'antisala dei Baroni del Maschio Angioino, alla presenza tra gli altri dell'assessore provinciale alla cooperazione internazionale Giovanna De Giudice, del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e del rappresentante della provincia di Milano Pietro Accame. L'edizione di quest'anno del Forum vuole mettere in evidenza, far incontrare e confrontare gli attori vecchi e nuovi della cooperazione internazionale per invitare il Parlamento appena eletto e il Governo a quell'alta assunzione di responsabilità verso i cittadini del mondo e le future generazioni, costruendo insieme una coerente politica che promuova, sostenga e sviluppi la cooperazione e il progresso dei popoli. Noi siamo qui oggi come istituzione e come assessore alla cooperazione internazionale. Ci tengo a dire che grazie alla cooperazione e soprattutto al sostegno a distanza, grandi passi in avanti possono essere fatti non solo appunto in città ma anche su tutto il territorio provinciale. Ed è per questo che invito tutti gli enti locali della regione Campania, quindi anche le altre province, estendo l'invito a tutte le province, ad aderire ad ELSAD e alle linee guida per il sostegno a distanza. L'assessore del Giudice ha evidenziato come, nonostante i problemi di carattere sociale che affliggono il nostro paese, ci siano oltre 1,5 milioni di italiani solidali con i bambini, famiglie e comunità in situazioni di povertà. Il sindaco De Magistris ha messo in luce come molto spesso non occorrono cifre enormi per realizzare progetti importanti e significativi come il sostegno a distanza. Napoli è una città che ha un grande cuore, ha una grande solidarietà e noi lo vogliamo dimostrare anche con iniziative come queste, sostenendo la cooperazione importante la cooperazione decentrata, anche le piccole ma grandi opere di cooperazione. Non pensiamo sempre solo alle grandi progetti, la TAV, il ponte sullo stretto, qua c'è da rimanere uniti e sistemare le piccole cose. Vogliamo ringraziare il sindaco dell'ospitalità, in questo noi abbiamo collaborato da 10 anni come scuola, come istituto, con il movimento Shalom che oggi è presente. E questa è una testimonianza di persona. Nel corso dell'incontro l'assessore del Giudice e il sindaco De Magistris hanno premiato i rappresentanti di associazioni e istituzioni scolastiche che si sono particolarmente distinte per azioni di buona pratica a distanza.